Salve a tutti vecchie rocce, bentornati in questo appuntamento di Retro Week con Crash Bandicoot. Io sono Luca Grax 89 e continuiamo la nostra avventura con Rai Perù. Se non ricordo male, esatto, è il boss psicopatico incastrato nella camicia di forza, lo ricordavo per questo. Dunque vediamo. Oh, oh, oh. Farlo saltare con la dinamite, con il TNT. Dunque, ora. Vacca boia, mi è sfuggito per un pelo, eh. Addio. Pazzo, pazzo, tutto qui. Salta anche veloce. Vediamo che giro fa. Abbiamo fatto anche in fretta. Non mi aspettavo di batterlo così velocemente, teoricamente. Comunque, meglio così. Vi ricordo intanto che farò un episodio oggi e uno domani di Crash Bandicoot, appunto per il Retro Week. The Lost City, livello 18, che tra l'altro è il livello da cui io ho preso la musica, diciamo la sigla ufficiale del mio canale. Dunque, questo non si saltava così, se non sbaglio. Una mossa da stratega questa qui. Così non posso farlo. Non fatelo a casa, don't try this at home. I livelli adesso iniziano ad essere veramente complicati. No, ma che errore ho fatto. Che cagotto che ho avuto. Vediamo di non tornare a fare lo stesso errore. Allora, e rompiamo magari un passo. Esatto. Perfetto. No, mi hanno ucciso però Buttegat. L'ho rinominato così dopo il verso che ha fatto. In realtà è Aku Aku. Ah, c'è un bonus qua, non mi ricordavo ciò. Meglio aspettare però questa categoria di pipistrelli. Tanto se metti la telecamera così è meglio. Ok, vediamo cosa possiamo fare qua. Uno e uno, due. Check. La vita ci arriviamo. Per Nitrus dobbiamo sforzarci un attimo. Dai. Niente, dovrò tornare indietro. Non so quando però. Oh, rischio. Faranno fuori prima. Oh. No, va bene. Dai, ma non è possibile, non ci arrivo. Mai. Niente, ci ho provato. Allora, vabbè, saltiamo qui, aspettiamo. Preferisco non colpirli visti gli effetti che... No, devo dare una calmata, se no non porto a termine Sunset Vista. Dai, no, niente. Thank you.
lasciamo stare che Crash si è cagato addosso per arrivare su questa piattaforma. È un altro discorso. Niente, non lo completeremo al 100%. Mi dispiace solo per il bonus di Nitrous Brio. Vabbè. Se trovo magari una confezione di quel... quelle speciali, forse riuscirò a prendere il bonus, ma difficilmente ci arriveremo. Ma guarda un po' dov'è, torniamo indietro. Io volo? No, volevo volare qui, là. Attenzione. Oh. Ma vacca boia, mi sa che è impossibile. Non posso perdere ovviamente tutte le vite per un solo bonus. Proverò altre due o tre volte, poi se proprio non ce la faccio lascio perdere e andremo avanti e addio bonus Nitrous Brio. Oh, salta, salta! No, fine, fine. Diventa veramente impossibile e poi troppo lungo. Prenderemo quella scatola per collezione, però... sto sudando come un capiro egiziano. Adesso. Oh! No, non ci credo. Comunque si vedeva già dai primi livelli quando uscì Crash che queste zone multipiatta, diciamo, molto piattaforme, avrebbero fatto impazzire chiunque. Qua c'è il camaleonte rosso, me lo ricordo. Qua ci sarebbe stato il bonus, ma purtroppo per ovvi motivi non possiamo. Vabbè, in un'altra vita. Ma io mi ricordavo che riuscivo comunque a prendere quel dannato bonus. Questo me lo ricordo. Una vita in più, visto che ne abbiamo perse tante. Ma qua dietro? No, niente. Mea culpa. Via, andiamo avanti. Non mi freghi. Ok. Oh, rischio. Torna indietro Franco. Camaleonti verdi sono no. Andate a morire ammazzati. Che però tornano lo stesso. Bonus round, dobbiamo passarlo appunto per salvare la partita. Mi auguro che non sia poi così difficile come sembra. No ragazzi, mi spiace. Vacca boia, stavo volando giù. Mi va bene così. Ovvio che non tutti i bonus riuscirò a completarli al 100%. Guardiamo la super password e andiamo avanti.
attacco leggero qui, anche qua. Quanto ti schifo, camaleonte. Vabbè, vedi di morire ammazzato più avanti. Sento la luce intanto. Ok, vabbè, finito. Giocarlo poi con un joystick della Winson è spettacolare. Tempo alla run, se non sbaglio un livello di quei tempi templari, comunque al buio, sì. Se non sbaglio c'è anche qua il bonus alla luce, tra l'altro. Fammi scendere. Ok, ma questa cade, no? Spero io. Questa sì, ma crepa. Rischio, stavo per volare giù. Anche la musica in questo livello è inquietantissima, per chi se la ricorda. Sono incastrato! Schiaffare un serpente contro le scatole è la miglior mossa che si potrebbe fare. Soprattutto se hai una maschera acqua a proteggerti da gli eventuali problemi, comunque. Qua la tridimensionalità inizia ad essere un problema. Qua eliminiamo così. E ovviamente mi ricordo che in questello hanno parecchie strade secondarie e buio. Insomma, adesso non so, saltando magari, penso che lo farò perché non mi ricordo più. Anche questo ascensore è veramente inquietante, essendo che comunque... Oh! Qua mi ha registrato un lag, spero che nella registrazione non ci sia venuta. Comunque vabbè, posto, rifaccio questo pezzo, fortunatamente non sono andato avanti di moltissimo. Questo lo uccidiamo così. Oh, rischio. Fretta questa volta dall'ascensore, se no riparte e mi fa volare nel buio più assoluto. Dio mio. Allora dobbiamo arrivare a prendere il checkpoint. Ce l'abbiamo fatta nonostante il lag momentaneo. Salta Giovanni, salta, ok. Ecco qui, come vi dicevo, non sbaglio, sì, c'è questo. Oh, rischio. No! No! Tranquillamente. Una vita intanto ci sta, siamo a 54 da quando abbiamo iniziato Crash Bandicoot il weekend scorso. Vi ricordo che state osservando il Retro Week. Vabbè, una scatola, due. Adesso cosa, saltano fuori tutte? Sembra sì. Sì. Vabbè.
sto sudando, non ho più la manualità di un tempo, anche se il weekend scorso, nonostante insomma le partite abbiamo fatto leggermente schifo, le ho anche recuperate abbastanza, l'ho anche recuperata abbastanza bene la manualità in crash. È questa tridimensionalità assassina che non comprendo. Un'altra vita, come se ne avessimo poche, ma non sono mai abbastanza. Ok, andiamo avanti. Cosa ho fatto? Ok. Tre vite così, regalate al vento, prendiamole ovviamente. Intanto fine di Temple Run. Temple Run, Temple Ruins, magari è meglio, ecco. Siamo a 16, bene, io direi di fare Road to Nowhere. Nowhere, sì, l'ho detto bene. Livello in mezzo alla nebbia, tra l'altro. Sì, ricordavo bene. E poi interrompermi e continuare domani. E mi sa che questo verrà veramente lungo. Se fossi caduto lì. Ma no! Se fossi caduto lì e ci sono caduto! Perché ho fatto questa cagata qui? Non l'ho capito neanche. Cinghiale, prima c'è amico, poi c'è contro. Non l'ho mai capito questa cosa. Comunque, vabbè. Pace all'anima sua. Cinghiale maledetto. Ok. Ma no, ma ho saltato. Ma che sporco tortellino maledetto che sei. Ci rincontreremo, ne sono convinto. E ostia. Un maiale nella nebbia, dopo nebbia in Valpada, ma no, a due, andiamo, oh. Chissà perché poi hanno messo così tanti checkpoint, eh? Vedendo un attimo come gioco capirebbe chiunque. Non li ho impostati io. Cosa interessante. Oh. Dai, ma come ho fatto? Vacca baldracca, questo livello sta diventando veramente difficile. Ci provo e ci riesco. Santi Dio! Saluti dalla California, proprio. Bonus! No, niente, scherzavo. Come fa un maiale a essere lì poi? Vabbè. Quello è il bonus, lo sento, sì. Dobbiamo farcela, non ho scusanti. Via. Vabbè, finché le scappa. Dio mio! Grazie. Vabbè,
questo è stato abbastanza semplice, due vite così, come se ne avessi poche. Perfetto, password per sicurezza e via. Ci avviamo verso la fine di questo video che ormai sta diventando soprattutto del livello. Molla! Inizia a diventare pericolosa la faccenda. Punto per queste cose. No, fine. Bene. Primo video finito. Vecchie rocce, ci vediamo domani sempre con Crash Bandicoot per continuare l'ultima parte della seconda isola. E speriamo di fare anche gran parte della terza. Buon sabato, a domani!